Amici, siamo tornati! Io sono Babi. E lei Samuele. Noi siamo sempre 096. Stiamo continuando la parte dell'altra volta di costruire la pizzeria di FNAF 2. Che l'altra volta mi sono fermato lì perché ovviamente ad averci giocato solo una volta FNAF 2 mi ero scordato la mappa. Quindi ci ho dovuto rigiocare e me la sono perfettamente memorizzata. Soltanto la camera di Mangle non me la ricordo tanto. Quindi questo qua praticamente il continuo del video dell'altra volta, dove continuiamo, sì, a costruire, sì, la pizzeria. Invece due. Mentre nell'ultimo video che abbiamo fatto è stato il video di Poppy Playtime, che io ho scoperto pure dopo cosa ci sta, e te lo faccio fare a te per vedere se ti prendi un jump scare. Te lo becchi tu il jump scare, fratello? Non è vero, io lo so già che te ne beccherai uno, perché non sai cosa devi fare. Dai, che domani o dopodomani vi farò vedere se si spaventa, se smette a ridere, come sempre. Ma chi? Tu. Perché tu nel jumpscare ridi sempre. Ma infatti mi fa ridere a me il jumpscare, mica mi spaventa. Ma a me mi fa innervosire invece. A me no, non fa proprio niente. Ma come fanno a farti innervosire? Il jumpscare è quello che fa una faccia stupida, un rumore strano, fa ridere. Comunque ho scoperto una cosa, ragazzi, non so se è vera. Avete presente che in quel jumpscare di FNAF 1 tipo fa... Ah! Io quel jumpscare di FNAF 1 non credo che sia l'urlo che fa l'animatronics. Credo che è l'urlo che fa la guardia della paura. Non ci avete mai pensato a questa cosa? Ma dici che quell'urlo là non è il personaggio che lo fa, ma sì, è la guardia. Sì, è la guardia, perché toglie il monitor, si vede il jumpscare e urla. Ma il rumore è sempre lo stesso, se il rumore è sempre lo stesso allora è così, perché... No, perché sono delle guardie diverse in ogni FNAF. Ah, quindi può essere che il rumore è diverso perché la guardia, sì, è diversa. Però in FNAF 3 è Springtrap che fa quel rumore. Ma secondo me il jumpscare è il rumore che sarebbe il verso che fa quello che fa il jumpscare. Dici? Penso di sì. Va bene, allora abbiamo finito la prima parte. Ora iniziamo subito a fare la sala delle feste 1, che dovrebbe essere così piccola. Facciamo solo uno. Perché? Questo deve essere nero. Ma non è vero, perché? Ah, perché l'ha coperto. Sì. Comunque abbiamo detto che stiamo facendo questo. Ma questa che cos'è? Una sala piccola? È una sala piccola? Una saletta, e chiudi l'angolo, sì. Ed è quale angolo? Da fuori. Esci fuori, più dietro. Dove? Devi uscire fuori. Dalla mappa. Da questa stanza? Sì. C'è di giù? Guarda, ecco, vedi che qui non l'ha chiuso quest'angolo qui. Ah, ok. Dall'altro lato gliel'hai fatto invece. Non hai finito. Ci mancava quel pezzo dell'angolo. Oh, non fa niente questo pezzo. Io faccio qua. Giusto così. Ragazzi, siamo già a 3 minuti e abbiamo fatto pochissimi progressi. Abbiamo fatto tantissimi progressi, volevo dire. Mi sa che ce la faremo a fare un bel po' dei progressi, perché questo credo che ci metteremo 3 o 4 parti a fare questo episodio. Questo è il secondo, è questa mappa. Tipo delle stanzette così piccole. E queste sono le stanzette piccole. Ok, si accende. Ok, stiamo iniziando a fare il muro. Ma che cappero hai messo? Un po' sono dei tavoli. Ah, vuoi dire pure che dobbiamo fare la camera dei Withered? Quella camera non l'abbiamo quasi mai vista nel gioco, perché i Withered mi pare che arrivavano la seconda notte e noi abbiamo fatto solo la prima.
questa sarà la camera. Guardate, piccola. Oh, va bene. Allora, comunque vi mostro dei giochi che conosco anche se non ho mai fatto vedere. Tipo, conoscete Friday Night Funkin'? Quel gioco della musica? Tu lo conosci? No, per niente. Te pareva. Allora, praticamente ci sta uno con i capelli azzurri che deve sfidare a qualcuno. Ci stava nel week 1, ci stava un papà tutto viola. Cosa mai nella week 1? Che vuol dire week? E week non lo so che vuol dire. Come? Weekend che cos'è? Non è un weekend, sono delle sfide. È week, ho detto week. Si scrive W E E K. Perfetto, quindi come si scrive weekend? Che vuol dire weekend? Il weekend è una vacanza. Fine? Fine anno. Fine se? Fine serata. Settimana! End week è settimana. Ah, è vero, me l'ho scordato. Però non basta urlare. Non sto urlando. Sì, ho urlato prima. Dai, non ti agitare. Ma se una persona non sa una cosa, o ce l'ha sulla punta della lingua. Ho capito, perché devi però fare questo così? È estremamente facile. Io voglio ammettere che tu non conosci qualche termine complicato, ma week lo devono sapere tutti che cosa significa. Lo so che week vuol dire settimana, ma ce l'avevo sulla punta della lingua, ok? No, ce l'avevi sulla punta della lingua e sputala. In realtà non mi ricordavo nemmeno week che voleva dire settimana. Perché settimana è talmente del tempo che non lo dico, che mi sono scordato la parola. Mi bastava pensare weekend e ci arrivavi da solo. Ma il weekend non li faccio mai, ovvio. Che mi scordo la parola. Non li fai mai weekend? Sì. Che vuol dire? È che non ho fatto mai un weekend. Non hai fatto mai un weekend? Abbiamo girato mezza Italia, non hai fatto mai un weekend? Ma non è vero che abbiamo già smesso. Ah no, siamo stati da tutte le parti. Cioè, siamo stati a Roma. A Roma? In Puglia, in Calabria. Allora, in Toscana. Ma non è vero che siamo stati in tutta la Campania. Sì, in tutta la Campania sì. Poi siamo stati in Roma del Lazio. Nel Lazio, quindi a Roma, sì, ma non solo a Roma. Sì, che abbiamo fatto anche il video dello spettacolo dei delfini. Siamo stati al Zoo Marino. Sì. Poi siamo stati allo Zoo di Napoli, Fabio, siamo già a Napoli. E poi niente. Ah, ma dici questi? Tipo siamo andati pure allo Zoo Safari in Puglia, mi pare. Il Zoo Safari dove sta? In Puglia. Quindi siamo stati in Calabria, siamo passati per la Basilicata. Hai fatto un po' tutto il sud Italia. Ci siamo stati con te forse quasi mai. Ci andremo. No, non ci siamo mai stati. Non sono mai stato. Ci andremo tutti. Quando passa la pandemia possiamo viaggiare di più, ma sono un po' grandi che non ci possiamo molto. Ma al nord dici dalle Alpi? Ci sono anche le Alpi al nord. No, io metto paura di andare vicino alle Alpi. Ma tu non devi andare per forza sulle Alpi, puoi anche andare al nord senza andare sì, sulle Alpi. Sì, sulle Alpi non ci puoi mai andare perché ci sono le aquile. Le aquile. Ma mica stanno solo sulle Alpi, aquile. Sì, però si trovano, molte si trovano solo sulle Alpi. Va a luce, ok? Tipo si possono le aquile si possono trovare sugli Appennini, sulle Alpi, sulle montagne. Lo so. Sì, allo zoo, però non sto dicendo libere, io sto dicendo come si trovano libere. Dio, guarda quanto è buio, mo ce la metto una luce. Ok. Ora iniziamo. C'è 9 minuti, guarda il tempo come vola. Ok, stiamo facendo la sala da pranzo. Quindi stiamo facendo già l'entrata. Secondo te la finiamo in ora? La finiamo ora? No, sicuramente. Non so se la potremmo fare, manca ancora un paio di minuti.
Mancano ancora un paio di minuti. Non è vero. Noi dobbiamo avere 15 minuti ogni video per fare queste cose. E quindi siamo a 10-11, mancano 3-4 minuti. Vai con calma, quello che riesci a fare, se no lo continuiamo la prossima volta. Che sarà domani. E questo dovrebbe essere il pavimento della sala da pranzo. E la facciamo di 5 più blocchi più 3. Asino 4. E facciamo questa striscia qui. Quanto sta ancora? Non sta a 12 quasi. Non ti stressare, ce la facciamo. Non la farò tutto, dobbiamo fare pure la scatola della puppet. Non lo scordavo. Riusciamo, quello che non riusciamo lo continuiamo domani. Lo so. No, l'angolo là, non è finito ancora. Sì. E non è finito là sotto. Che cosa non ho finito? Blocchi sotto. Ma che cosa di sotto? Che devi fare? Semplice devi mettere là. Ah, boh. Ci hai messo il grigio su alcuni blocchi che erano vuoti. Ok, ora facciamo la camera della di Mangle. Dieci minuti. Il tempo sta per scadere. Solo le mura di questa stanza, abbiamo fatto un bel progresso stavolta, eh? Sì, facciamo le mura delle stanze, facciamo il palco e poi concludiamo. Vediamo quanto tempo ci vorrà. Sì. No, sono già 14. Comunque si è fatto già un bel lavoro. Sì. Giusto per fare il pacco, che non ce la facciamo col tempo perché già siamo a 15 minuti. Gli ultimi secondi mettici le fai sul tetto. E okay. Poi la prossima volta costruiamo il pacco. Sì. Completo? Sì, manca solo il tetto. Faccio tutto, per tutto. Aspetta. È la stanza della puppet.
che cosa è scritto? Ho scritto music box. Music box, com'è scritto music box? Ho scritto con la I, ho sbagliato. Bravo, lo sai, non so se te lo devo dire io, no? Vabbè, senza rompere i cartelli. Da 15 minuti. Faccio il tetto, eh? Vabbè, rubiamoci 5 minuti per fare il tetto. Minuti non ce l'abbiamo. Fai il tetto, vedi quanto ci metti a fare. Funziona? Sì. Ma questa è enorme questa stanza. E ce la facciamo, non ti preoccupare. Sei tu che hai detto fai solo il tetto. Funziona? Funziona, siamo sì. Abbondantemente fuori, chiudi questo tetto. Ok. Ho avuto un'idea. Che cosa? Questa è un'idea geniale. Allora, quando iniziamo a costruire il palco quando stai facendo il saluto. Così lo finiamo pure. Ti piace no, così? No, non mi piace per niente perché solo ci vogliono 30 secondi. E ce la facciamo, non ti preoccupare. Nulla. Ok? Ok. Aspetta. Ma piuttosto riparti a fare lo screen perché dobbiamo fare la copertina. Aspetta. Metti solo la porta e vai. Mettiti più da lontano, fai un bello screen di tutta la struttura anche dall'alto. Aspetta. Entrato, ha scritto. Enter to fun. Guarda, allora, fai una bella foto per lo screen. Aspetta, facciamo sul palco, ci mettiamo un secondo. Se questo prendesse il coso. Ok. No. Come facciamo questo? Inizia a fare il saluto. Ok ragazzi, il video si conclude qui, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, è sempre lo stesso, sempre 096 e metteteci un bel like. Mi raccomando, ci vediamo al prossimo video nel quale continueremo la costruzione di questo magnifico mondo di Minecraft. Abbiamo già finito, lo sai? Sì? Completo? Aspetta, dobbiamoci un attimo i minuti per fare questo. Che devi fare?
Devo tanto prendere i personaggi e spawnarli. basta. Aspetta. Finito? Non ancora, aspetta. Ok. Ok, spawna tutti questi personaggi sul Allora, palco, fai una bella le Bonnie. foto e salutiamo. Bonnie, poi. Poi. Aspetta che la porta aperta. È uscito anche l'avviso, hai visto? Sì, Bonnie, chica, poi. Vedi? And now you get to listen to me. Now I'm a finito? Manca soltanto Mangle. Ora c'è anche meglio. This time, there is more than you wish to hear. And now you get to listen to me. Forever. I recognize you. Okay. Finito? Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao! Aspetta. Devo fare ancora la copertina. Ok. Aspetta. Ok, ora. Ciao, ciao. Ciao. Alla prossima. Ciao. Ciao.